Ehi, guarda là, si vede di nuovo quel vortice gigante. Wow, è enorme! Già, e sembra diventare sempre più grande. È la collera dell'oceano, è un pessimo auspicio. Smettila di dire certe cose, nonna. Comunque rimanere qui è pericoloso, allontaniamoci. È un pessimo auspicio, davvero pessimo. Eh? C'è qualcuno lì? No, è un fantasma! Ci siamo, finalmente siamo pronti. Ora è solo questione di tempo. Raymond Eleven, stiamo arrivando. Capitolo 8. Il bomber di fuoco. Fra un po' incontreremo Axel, non sto nella pelle. Mi piacerebbe provare a parare il suo tornado di fuoco. Ti darebbe un bel filo da torcere, Darren, i suoi tiri sono formidabili. Non siamo neanche sicuri che questo straordinario attaccante sia davvero Axel. Sarebbe triste se alla fine scoprissimo che si tratta di qualcun altro. Ma ci sono buone probabilità che si tratti di lui. Scommetto che sta facendo qualche allenamento super speciale ad Okinawa. Non vedo l'ora che ritorni con noi. Con lui in squadra nessuno può batterci. Ma è davvero così bravo? Certo, Axel riesce sempre a tirare fuori la squadra dalle situazioni più disparate. È abilissimo a motivare chi gioca accanto a lui. È l'attaccante perfetto. L'attaccante perfetto, davvero interessante. Axel. Gli avevo promesso che saremmo diventati bravi come calciatori della mitica Inazuma Eleven. Ma lui rispose che stava diventando un peso per tutti. Non riuscivo a credere che ci stesse lasciando. Ma sono sicuro che non era questa la ragione. Axel non ci avrebbe mai lasciato di sua spontanea volontà. Di sicuro c'è stato qualcos'altro. Come ho fatto a non capirlo? Mark. Quindi cosa sarebbe andato a fare Axel ad Okinawa? So io cosa fa. Allenamento. Si sta allenando per riprendersi il posto in squadra come cannoniere. Ma perché andare fino ad Okinawa per allenarsi? Forse qualcuno gli stava alle calcagna, per cui sta cercando di non farsi vedere troppo in giro. Guardi troppa televisione, Suset. Non riusciremo mai di certo a scoprirlo restando qui a chiacchierare sull'autobus. Lo so, ecco perché voglio cercarlo e parlargli direttamente. Stavolta sarò io ad aiutarlo. Troveremo Axel anche se dovessimo andare in capo al mondo. Giusto, allenatrice, possiamo organizzare una bella festa quando ritorna? Io penso di sì. Ehi, Todd mi ha detto che è stata proprio lei a cacciare Axel dalla squadra. Non vi sembra strano che adesso voglia dargli il benvenuto? Stai buono, Scott. L'allenatrice non sempre ci dice quello che pensa. Ma sono sicura che abbia avuto le sue ragioni per mandare via Axel. Sono d'accordo. Allora muoviamoci, stare qui non serve a niente. Okinawa, Axel, stiamo arrivando. Allora ragazzi, la Genesis ha trasmesso dei comunicati alla radio e alla televisione. A quanto pare non stanno facendo tanti danni quanto le altre squadre dell'Alius. Ma c'è un po' di nervosismo in giro vista la potenza che hanno. Avremmo proprio bisogno di Axel in squadra, vero? Giusto. D'accordo, quando sei pronto a partire fammi un fischio, vi porto direttamente ad Okinawa. Bentornati ragazzi, sono Salator52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Nello scorso episodio abbiamo affrontato la Genesis e abbiamo perso per un totale di 2-0, poi perché lo script ha deciso di far uccidere Nathan. No, non è morto, si è fatto male però e infatti se n'è andato dalla squadra. Siamo con un difensore in meno, ma adesso che è iniziato il nuovo capitolo possiamo prendere sia Joe King che David Sanford. King si trova... distributori automatici di Fukuoka, perfetto, ci andiamo subito. Mentre vi dico che in questo episodio andiamo sicuramente nella nuova città, anche se la mia idea era quella di fare un episodio filler. Solo che quando ho riaperto il gioco
giustamente stavo nella schermata di vuoi salvare e quindi non potevo fare un episodio filler proprio perché c'era da leggere quello che abbiamo letto prima. E quindi sicuramente domani faremo un nuovo episodio filler, ma oggi andiamo avanti, facciamo un po' dell'inizio del nuovo capitolo e prendiamo anche dei giocatori nella squadra, perché come detto prendiamo sia King che Sanford, ma anche un difensore, perché King è un portiere, tra l'altro non sappiamo nemmeno se lo usiamo, però in squadra lo voglio e basta, ok. Sanford invece attaccante, e sono curioso di vedere quali tiri impara, e basta, questo è per questo che lo voglio prendere. Mentre il difensore ci serve con tutte e due le cose, quindi sia offensiva che difesa. Devo vedere un po', mi guardo tutte le squadre, tanto ne abbiamo affrontate un sacco di squadre, quindi un difensore utile ci sarà, almeno credo. In realtà il problema principale del prendere i calciatori è che oltre a magari volerlo prendere forte, ma non per forza, in realtà vi deve sia piacere esteticamente che anche il nome. Perché se c'è un nome che non vi piace e non volete sentirlo, non volete nemmeno leggerlo, non lo prendete il calciatore. Oppure una persona che esteticamente non vi fa impazzire, non dite oh questo è bellissimo, no, ad esempio guardate Jude, dite no, Jude deve stare per forza a centrocampo, perché ok è Jude, però stiamo parlando proprio di Jude. Magari qualcuno che possiamo prendere, ad esempio Talisman, che l'ho preso io, a me Talisman esteticamente piace, è fatto benissimo e quindi è un motivo in più per utilizzarlo. Poi il nome è anche fantastico, è un talismano, no? Anche perché l'occult i talismani, ok, fatto apposta. Quindi dobbiamo trovare qualcuno con queste caratteristiche, che però deve piacere a me sia esteticamente che piacere il nome, e quindi magari puoi sceglierlo. Nel frattempo però abbiamo preso Joe King, che come detto essendo un portiere non so se lo useremo mai, perché ora abbiamo anche Darren, che è anche un portiere, che in realtà Darren è Mark, perché ha la mano di luce e ve lo posso dire tranquillamente, imparerà salendo di livello anche la mano del colosso, quindi è Mark ma con le tecniche speciali blu e non gialle, ok, va bene. Poi più avanti forse padroneggerà la mano insuperabile, ma questo non lo sappiamo ancora. Comunque dobbiamo prendere anche Sanford, eccolo qua, perfetto, abbiamo trovato subito. E però non lo possiamo prendere, sta ad Okinawa e ci dobbiamo andare adesso. Va bene, allora partiamo per Okinawa, non è un problema. Oh wow, guarda com'è cristallina l'acqua, Mark! Luccica al sole, è meraviglioso! Sì, è davvero romantico, lo sai tesorino? Sarebbe un posto perfetto per fidanzarsi. Fidanzarsi? L'allenatrice sarebbe dovuta venire qui con noi invece di restare sull'autobus, non sa cosa si sta perdendo. È proprio da queste parti che ho visto il tipo che assomiglia ad Axel. Con questo mare mi viene voglia di fare una nuotata, corriamo a tuffarci! Senza costume? E chi ha bisogno del costume? L'ultimo che si tuffa è un alieno svitato. Victoria, non farlo! Fermi, non avvicinatevi all'acqua! Ehi, cos'è questo rumore? Mark, guarda, c'è un vortice gigantesco! Sembra davvero terrificante. Wow, è diventato ancora più grande di prima. Sentite come ruggisce. Ve l'ho detto, l'oceano è in collera. Che cosa avete fatto per adirarlo così? Male, molto male. Ma se siamo appena arrivati, non abbiamo fatto niente. Oh, tesorino, ho paura, abbracciami forte. Cosa pensate che sia quel vortice? Non ne abbiamo idea, all'improvviso si è materializzato nell'oceano. Alcuni sono stati anche inghiottiti, ci starei alla larga se fossi in te. Sono tempi bui, strani eventi si succedono uno dietro l'altro. Ho sentito dire di un giocatore che si allena su questa spiaggia con un pallone infuocato. Un pallone infuocato? Potrebbe essere il tornado di fuoco di Axel. Ma è proprio lui la persona che stiamo cercando, sapete dirci qualcos'altro di questo giocatore? Che cosa? Lo conoscete? Sì, è il nostro...
No, non lo conosciamo per niente, non sappiamo proprio nulla di giocatori che si allenano con palloni infuocati. Buono a sapersi, e mi raccomando, non avvicinatevi troppo a quel vortice. Oh sì, faremo molta attenzione. Scusa, Mark. Ma che ti passa per la testa, Bobby? Ma dai, usa la testa, questa gente non ha certo una grande considerazione per questo giocatore. Davvero intelligente andare in giro a raccontare di essere amici del piantagrane locale. Comunque sembra che Axel sia davvero da queste parti. Sean? Ma stai tremando, che ti succede? Ti senti bene? Ehi, Sean, Sean! È terribile, c'è stata una valanga! Siamo arrivati troppo tardi! Sean, la tua famiglia! Mamma, papà! Aiden! Sean, svegliati, Sean! Oh, Mark! Ti senti meglio? Sei bianco come un lenzuolo! Sto bene, solo che non mi sento a mio agio vicino ai vortici. Forse quel frastuono ti ha ricordato la valanga, Sean? No, non è quello, ho solo avuto un piccolo malore. Non preoccupatevi, sto bene ora. Sei sicuro? Sì, allora, che facciamo? Aspettare qui e che Axel si faccia vivo non è molto divertente. Hai ragione. Ehi, ci sono. Visto che siamo arrivati fin qui, potremmo fare un po' di allenamento in spiaggia. Scordatelo, diventerai rossa come una aragosta. Sarebbe davvero una tragedia. Dobbiamo allenarci davvero sulla spiaggia? Certamente, ci alleneremo sulla sabbia, così sarà più difficile muoversi. Diventeremo ancora più forti. Ed è un ottimo modo per far sapere ad Axel che siamo qui. Esatto, forza, diamoci da fare. Faremo noi i preparativi allora. Vieni a parlare con me quando siete pronti per iniziare l'allenamento. Ehi, ma non sono... Ehi, aspetta! Prima di parlare con Silvia e iniziare l'allenamento, siamo arrivati quindi ad Okinawa, ma dobbiamo trovare Sanford. Com'è che stava scritto vicino ai fiori rossi? Non sappiamo dove stanno, quindi ci guardiamo tutta la città. Dovrebbe essere qui comunque, perché come al solito anche qui ad Okinawa abbiamo solamente città e scuola da poter vedere. Quindi come dove sta la Cloister ad esempio a Kyoto. Cloister è città e infatti è facile trovare calciatori lì oppure da qualche altra parte. Non è come magari Tokyo, no? A Tokyo abbiamo un sacco di posti. Comunque Sanford è stato trovato il più in fretta possibile. I fiori rossi io... Mi dispiace, ma non li vedo, non so dove stanno. Comunque, va bene così, basta che abbiamo trovato Sanford. Dobbiamo quindi fare una partita anche contro di lui, come è stato per King. Con King dovevamo segnargli due volte, è un portiere e quindi dovevamo segnargli. Sanford invece, visto che è un attaccante, non dobbiamo farci segnare. Perfetto, quindi ha tutto senso ed è tutto logico, quindi va bene così. Qual è più facile? Secondo me è più facile questa di Sanford, quella di non farsi segnare, perché Mark comunque le sue parate le ha e Sanford tecnicamente non ha nessun tiro, perché abbiamo visto che ha solamente il calcio stordente e poi forza, si dovrebbe chiamare, è una comunque una passiva o una extra, ora non mi ricordo, va bene. Comunque non dovrebbe avere un tiro, di conseguenza se ci tira è un tiro normale, lo possiamo parare anche senza utilizzare mano di luce o mano del colosso. Comunque è bastato recuperare palla per stare sereni e tranquilli, la partita è finita e abbiamo vinto e non credo ce ne sia un'altra, no, secondo me è sempre la stessa storia come è stato per King, lo sarà per Sanford e infatti Sanford ora si è unito alla squadra. Il problema adesso è chi è che metto fuori rosa, perché di certo non lascio Sanford, l'abbiamo appena preso e lo vorrei utilizzare e visto che è un attaccante credo mi convenga togliere un attaccante. Suzette? No, aspettate però... Edmund è meglio, è vero, perché Edmund non l'abbiamo praticamente mai usato da quando l'abbiamo preso e quindi sì, assolutamente sì. Suzette invece può essere ancora utile con qualche tiro magari che impara oltre ai due che conosce. Comunque Mark è vero, non si può mai togliere dai quattro che vi dovete portare appresso, perché vabbè è importante per la storia e quindi non si può togliere, però ok, va bene così.
Forza, dateci dentro! La consistenza della sabbia sembra davvero rendere più faticosi i loro movimenti. Sì, sono sicura che per loro sia un ottimo allenamento. Ah, sabbia! Ho la sabbia nell'orecchio! Guardate che pelle secca che ho, mi coprirò di rughe! Sembra che non siano tutti così entusiasti. Sei pronto, Mark? Sì, mettiamocela tutta, il pugno di giustizia, questa volta ce la farò. Apri la mano, poi stringi il pugno, poi boom, pum! Oh, anche stavolta non è andata bene. Mi chiedo cosa significhi questo pow. Non preoccuparti, Mark, c'è un motivo se si chiama mega tecnica, non sarà facile impararla. Se lo dici tu. Eh? Che cos'è stato? Cosa? Non ho sentito nulla. Wow, guardate lì. Sono dei coralli quelli. Wow, non ho mai visto dei coralli prima d'ora. Bello. Non avvicinarti all'acqua, Scott. Sono delle onde fantastiche oggi! Ma che? È arrivato volando dal mare! Scusate ragazzi, mi sono fatto prendere un po' la mano! Ehi, fai attenzione, eh! Potresti cavare un occhio a qualcuno con quella tavola! E voi chi sareste? Non vi ho mai visti da queste parti! Ehi, ma quello è un pallone da calcio! Riuscite veramente a giocare qui sulla spiaggia? Ehi, tranquillo amico, divertitevi! Chi era quello? Ehi, non chiedi nemmeno scusa? Magari con questo tiro imparerai la lezione. Scott, no! Attento! Wow, ha rispedito al mittente il tiro di Scott! Prima il surf e ora il calcio, questo è un atleta di tutto rispetto. Wow, gran bel tiro amico, la palla mi è venuta addosso dal nulla. Che rovesciata fantastica, anche tu giochi a calcio? Cosa? No fratello, mai giocato in vita mia. Mai giocato? Beh, ti andrebbe di provare? Hai senza dubbio delle grandi potenzialità, sarebbe proprio divertente giocare con te. Non se ne parla amico, io sono un surfista e poi il calcio non mi dice molto. Senza contare che tra un po' arriveranno le onde migliori. Le onde migliori? Ma io pensavo che fosse proibito entrare in acqua per via del vortice. Un piccolo vortice nella vastità dell'oceano non è che una goccia nel mare. Non penso che... Ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo. Una scelta saggia, un dilettante qualsiasi non riuscirebbe a stare al nostro passo in ogni caso. Non importa quanto atleticamente preparato tu sia, il calcio non è qualcosa che si impara da un giorno all'altro. Ma dai amico, ho tirato quella palla da dritta dove volevo, senza problemi. E con questo pensi di essere un fuoriclasse? Troppo semplice. Ehi, ma da come parli? Smettila Jude. Credo che abbia in mente qualcosa. Troppo semplice, bah amico, ti farò rimangiare quello che hai detto, giochiamo. Come ha abboccato. Abboccato? Non esiste, niente mi costringe, fratello. Faccio quello che mi pare, come mi pare, vedrai. Ottimo, grazie di esserti unito a noi. Scusa, come hai detto di chiamarti? Mi chiamo Harley, Harley Kane. Va bene Harley, alleniamoci. Harley ha proprio un bel tiro, non è vero? Abbassa la cresta, il calcio non è facile come pensi. Se lo dici tu, guarda un po' questo. Ha mancato completamente la palla. Accidenti, ho sbagliato. Sono bravi tutti a parole, sei solo un pallone gonfiato. Accidenti, è molto più difficile di quanto sembri. Il tempismo è tutto, Harley. Ricorda che la palla è sempre in movimento. Tempismo, capito.
lanciarsi avanti e ritirarsi, la palla si muove sempre, è proprio come cavalcare le onde. Wow, colpo di scena, Harley ha rubato la palla a Victoria. Non male, non mi arrendo così facilmente, Harley. Wow, l'atmosfera comincia a scaldarsi. Decisamente, Harley padroneggia già i concetti fondamentali del... No, non stavo parlando di quello. Non lo vedi? È scoccata una scintilla tra Victoria e Harley, la scintilla dell'amore. Amore? Deve stare attenta o sarà ustionata dal suo rovente fascino tropicale. Già. 2-2, un pareggio, bella partita Harley. Sì, grandioso. Allora Harley, cosa ne pensi? Non trovi che il calcio sia divertente? Sì, molto, fratello, e anche voi siete un bel gruppetto. Vai a scuola su quest'isola, Harley? Sì, la mia scuola, la Mary Times Memorial, si trova ad est. Oh, quindi conosci questa zona? Hai mai sentito parlare di un giocatore di calcio che si allena con un pallone infuocato? Abbiamo sentito parlare che si allena su questa spiaggia? No, fratello, mai sentito. Ma se è un giocatore di calcio dovreste chiedere ai ragazzi del club della scuola. Ma certo, tra i giocatori di calcio ci sarà sicuramente qualcuno che lo conosce. Già, a quest'ora saranno andati tutti a casa però. Tornate domani, ok? Torneremo, grazie Harley. Nessun problema, a domani. Calcio, eh? Che tipo strambo. Oh, non penso che sia un cattivo ragazzo. Lo sapevo, stravedi per lui. Il giorno seguente. Forza, andiamo alla Mary Times. Dobbiamo parlare con i membri del loro club di calcio e scoprire se sanno qualcosa di Axel. Eh sì, ma ci andremo nel prossimo episodio. Ma non andate via perché questo episodio non è finito. Non mi sono dimenticato che devo prendere un difensore, quindi lo cerco e faccio un taglio finché non lo trovo. E credo che lui sia il candidato perfetto, Jim Ilfort, come vedete. Che, ok, Ilfort, non so come collegare questi due nomi, cioè questo cognome, ok. Però mi piace esteticamente. Poi ha ninja dribbling e ragnatela, un'offensiva e una difesa, quindi mi sta benissimo, costa pure solo 120, quindi lo andiamo subito a reclutare. Da qualche parte in centro a Kyoto, perfetto. Quindi dobbiamo andare dove sta la... no, la Cloister Divinity. Però eccolo qua, lo facciamo subito. Non è un problema, ok, ancora partite, va bene, non fa niente. Tanto reclutarlo, reclutiamo sicuramente. Poi sta a livello 10, e che in realtà pure Sanford e King stavano un po' a livelli bassi. Volendo potrei allenarmi da solo, facendo un paio di partite così per farli salire. Però nel prossimo episodio, come detto, facciamo un episodio filler, e questo è sicuro al 100%. Quindi affronteremo sicuramente due squadre che non so ancora quali in realtà, però abbiamo sicuramente Strizzelli, Inazuma Kids oppure Umbrella da fare, quindi le squadre ci sono per fare gli episodi filler, questo non è questo il problema. Però come detto, facendo solo due partite e vincendole ovviamente con 5 gol di scarto e senza subirli, quindi in realtà da 5-0 in su dobbiamo vincere per forza, fanno sì punti esperienza, però non arrivano di certo al livello 30 che stanno tutti gli altri calciatori. Quindi per questo forse mi converrebbe farmi giusto un altro paio di partite, magari o prima di iniziare a registrare o appena finisco adesso di registrare mi faccio due partite, così già stanno un po' più in alto di livello. Perché in realtà il motivo principale per il quale ci dobbiamo allenare è perché se rimane sempre a livello 10, soprattutto il Fort adesso, perché è quello più basso, poi quando lo mettiamo in campo e nelle partite più importanti contro altri calciatori perderà sempre, magari i contrasti con le mosse speciali, quindi magari faccio ninja dribbling per andarmene avanti ma non riesce ad andare avanti perché è troppo basso di livello e quindi perde, magari fa fiasco, no? Ok, quindi conviene, anzi dobbiamo per forza allenarlo se lo vogliamo utilizzare titolare, però ci serve come detto perché non abbiamo altri difensori, perché si è fatto male Todd, perché sennò avremmo tranquillamente potuto utilizzare Todd in difesa e andava benissimo. Nathan appunto si è fatto male, stiamo cercando di sostituire lui e altri difensori non li abbiamo, abbiamo solamente Jack, Scott e Bobby e gli altri non ci sono. Possiamo sì mettere Sean, però Sean ci serve in attacco. Quindi allora, visto che dobbiamo per forza metterlo titolare, chi devo togliere? Suzette?
No, Conwell, Conwell va bene. Non la utilizziamo praticamente dall'inizio gioco, Conwell. Ci serviva all'inizio, ci serve perché viene fatto andare via Axel e quindi riprendiamo un altro attaccante. Conwell lo si mette perché Axel viene mandato via, però noi abbiamo scelto di comprare, tra virgolette, comprare Talisman e quindi alla fine abbiamo messo sempre lui perché Talisman ha dei tiri molto più belli, sinceramente, di quelli di Conwell e quindi va bene così. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se interessate ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram e di seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.